E intanto siamo proprio alle ultime due pattinatrici in gara che andranno quindi a completare lo short program per quello che riguarda appunto la gara femminile. Sul ghiaccio ha fatto il suo ingresso Sonia Lafuente, lei l'anno scorso ha ottenuto un 17° posto ai campionati europei, per lei è il 4° campionato europeo a 19 anni. Allora, qui sulla scheda ci appare solo di Sara Eken, appare solo un po' di penalità per la prima combinazione, come avevamo detto, livello basso della layback e il punto di deduzione, non ci dicono il motivo, io posso immaginare che sia il tempo anche qua, è l'unica cosa che mi può venire in mente, probabilmente è uscita dal tempo massimo di pattinaggio che è 2 minuti e 50. Buon triplo loop, doppio toe loop, combinazione iniziale. E buon triplo toe loop. Doppio Axel. Programma pulito anche per Sonia Lafuente. Questa ragazza spagnola ha dichiarato che questa volta il suo obiettivo in questo europeo è di entrare tra le prime 10. Può farcela, perché naturalmente noi stiamo seguendo anche adesso le ultime pattinatrici proprio un po' anche con l'ansia per vedere il risultato di Valentina e il risultato di Carolina. Sì, esatto, seguiamo con un po' di ansia perché per Carolina sarebbe fondamentale restare lì al 6° posto, almeno per scendere nell'ultimo gruppo. E per Valentina, naturalmente, se riesce a mantenere almeno l'8ª posizione sarebbe buono. Fermo restando che i punti che separano Carolina da Kira Corpi sono già 10 sono e tantissimi. Sinceramente la vedo molto molto difficile a questo punto. Valentina, invece, per te è importante comunque confermare o difendere con l'8ª posizione per ora. Ma sì, per Valentina non è che cambia ormai molto, perché comunque rimarrei nel penultimo gruppo, non sarei nell'ultimo gruppo, quindi per che Valentina sia 8ª, 9ª non cambia molto. Esatto, il gruppo non cambia e in più Valentina ha dei distacchi molto molto brevi fino al 4° posto, quindi ma persino fino al 3° è esattamente al quello che mi ha detto Maier. Il mio
mio allenatore. Nicoletta ha detto questo. Sì, sì, ma dico anche le stesse cose. Morozov sto migliorando. Allora, avete detto, tanto i punti ormai sono sente veramente tutti attaccati, quindi non c'è nessun problema. Diciamo anche che hai avuto una tifosa speciale, perché minchiando ti ha sostenuta, sì, in questi giorni la squadra di Morozov. Lei fa il completo. La prima che è scesa, è la prima che mi ha abbracciata, la prima che mi ha chiamato al telefono. Ogni volta è ansia quando mi chiama, perché lei non, qua non fa molto. Sì, ha detto che lei in questo momento sta riposando. E quindi ogni volta che vedo Miki sul cellulare quando mi chiama, mi viene, oddio, adesso questa cosa mi chiede. E parliamo di una grande campionessa. Esatto. Che sta tra l'altro preparando il mondiale, perché lei avrà il mondiale in casa e lei sentirà la pressione. Lei sta preparando il Four Continents tra settimane. Four Continents e poi il mondiale. Dove ci sarà Franca Bianconi a Four Continents, giusto? Sì, farò lo specialist, ma degli uomini, non delle donne. Quindi la vedrò, ma la vedrò come spettatrice. Ed ecco il punteggio per Sonia Lafuente, undicesima con 49-10, 26-45 per il tecnico Elements, 22-65 per i Program Components. È il suo miglior comunque punteggio stagionale, ma rimane dunque dietro Valentina e dietro Carolina, dunque per ora ottavo e sesto posto.